Che suggerimento daresti al sindaco della tua città per migliorare la città? Forse è meglio, anziché pensare a un qualcosa di nuovo, pensare a quello che c'è già e migliorare quello che c'è. Penso che sia per quanto riguarda l'edilizia popolare, sia per quanto riguarda la riqualificazione di luoghi abbandonati, un grande problema sia quello della mancanza di concertazione tra pubblico e privato. Secondo me la prima cosa che cambia tanto e che rivalorizza molto le città sono interventi come questo, dove tu dai un certo tipo di spazio pubblico. Spazi come questi e soprattutto curati. Magari non è uno spazio, non è niente di che, ma è curato, è a posto. E questa cosa secondo me influenza tantissimo la gente. Ha un certo atteggiamento, un certo rispetto a un certo piacere nel ritornare a vivere lo spazio. Sta sparendo tanto l'idea della piazza nelle città nuove soprattutto. La città si sta privatizzando tantissimo e quello che si perde è l'idea di essere assieme anche senza far niente. Io poi vado spesso a Londra perché mio padre vive là e ogni sera, ogni giorno c'è una festa al parco, un festival, gente che sta insieme, che comunque conosci gente nuova, eventi pubblici che non per forza bisogna pagare per entrare, cose organizzate per stare tutti insieme, per comunque far vivere la città a tutti. Magari ci devono essere più, diciamo, spazi in cui i ragazzi infatti si possono ritrovare. A noi giovani, ora parlo in generale, piace la cosa tipo high tech, moderna, così, quindi non lo so, magari rendere qualcosa, non lo so, cose 3D su monumenti in modo che qualcuno vada a visitare. Cioè, sono la prima che mi rompo le scatole ad andare ai musei, non sto dicendo che sia una cosa divertente, però ci sono cose belle invece da vedere che a volte mia madre mi ci porta a forza, però nel momento in cui sono là dico cavolo, cioè merita. Nonostante la ami e mi dispiace moltissimo lasciare la mia città, non ci sono possibilità, non ci sono le possibilità che vorrei. La ragione per la quale sarei spinta ad andarmene sarebbe proprio il fatto che magari qua non riuscirei a trovare le occasioni che penso di meritarmi di trovare. Vorrei comunque, dopo aver finito i miei studi, stabilizzarmi a Roma, sia per la mia famiglia, che voglio stare con loro, sia perché mi piace questa città e penso che vada valorizzata. Cioè, ce ne andiamo tutti, poi non ci sarà più nessuno. E quindi è vero, però cioè, non ci sarà più nessuno. Quindi. La città è nel paese. I pensieri sono pesanti perché ci pagano in noccioline e tutto costa lingotti. Com'è fatta la metropoli ideale per te? Com'è? La metropoli ideale, cioè la gente con i pensieri leggeri per strada, non è così appesantita. Che la città la fanno le persone. Vedo una città molto, diciamo, moderna, piena di parchi, giardini, verde in generale, con appunto un sacco di possibilità sia per giovani che non, ma anche lavorative, perché non sempre si trova da lavorare, cioè per tutti più che altro. Il mio modello di città ideale semplicemente la vedrei più pulita, più moderna, magari anche più silenziosa, diciamo, però allo stesso tempo anche più varia, più colorata, con gente diversa, diciamo, e anche magari più rispettosa dei luoghi pubblici. Sicuramente più attenzione all'ecosistema, cioè alla natura e al verde in generale. È piena di verde una città ideale. Una città ideale c'è le squadre che ti rifanno il terrazzo, capito? Ci vorrebbe i terrazzi con i ciuffi di così. Più facilità a raggiungere i diversi luoghi della città, più vicini o più lontani che siano.
più possibilità di vivere la città a qualsiasi ora del giorno e della notte. Più moderna, più aperta mentalmente, palazzi nuovi, strutture nuove, cioè che se c'è un terremoto non crollano i palazzi, ma in nessun modo. Sicuramente con molti meno pericoli e molti meno disagi che ci sono adesso. Grattacieli, questo sì, vetrato. Piano terra, uomini, mezzi pubblici, verde. Le macchine a un altro livello, macchine o mezzi che ci saranno in un futuro. Sicuramente vedo arte, ma non all'interno dei musei. Mi viene in mente banalmente anche nell'arte più contemporanea, la street art. Secondo me, ora come ora, è veramente un valore aggiunto. C'è tanta musica, c'è tanta arte, una grande piazza dove si possa stare tutti insieme, comunque socializzare, ma anche la parte sia quella antica, dei monumenti valorizzati, tenuti bene, anche ristrutturati. C'è tanto rispetto per le cose che abbiamo intorno, perché nel momento in cui si costruisce qualcosa può essere bellissimo, ma se gli altri non ne tengono cura, a quel punto poi si rovina. Il fiume è un tipo di elemento in una città che può creare estrema aggregazione, ma non necessariamente organizzata, può essere come una piazza. Chiudi gli occhi, pensa alla tua città ideale, che cosa vedi? Allora, la vedo super sgargiante e luminosa, super colorata. Ci devono essere sicuramente l'arte, la musica e la poesia. Che ci siano più eventi dove le persone possano stare insieme, perché almeno diminuiscono questi pregiudizi. Quindi deve essere comunque una città che integra le persone, che le fa partecipare alle proprie attività, che le rende felici di stare proprio in quella città, orgogliosi, ecco. Vedo una specie di grande prato con sopra delle persone che hanno in tasca un bottone e se lo schiacciano c'è una casa che appare davanti a loro e quella è la loro casa portatile. C'è tanto verde, nessuna macchina, ci si muove volando, grazie a delle magliette che si vendono dappertutto in cui puoi volare con. Cioè è tutto verde, cioè nel bosco, le case sopra gli alberi, non si vedono per niente cassonetti né ratti perché ovviamente ci sono molti animali, i palazzi non ci sono. Non si vedono macchine, ma le persone utilizzano i cavalli. Non tutti sanno andare a cavallo. Vabbè, imparano.